Salve a tutti amici collezionisti e bentornati su Friday the 13th Store, canale di collezionismo dove troverete recensioni di action figure come questa che state guardando. Se siete collezionisti iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i video futuri. Io sono Davide, con me il mio piccolo assistente, Diego. E oggi siamo qua per parlare di Rambo, direttamente dal primo film, The First Blood, l'action figure in scala 1.6 targata 3.0. Arrivata da una settimana, quindi parliamo di un periodo recentissimo. Qui abbiamo la scatola a finestra, dietro abbiamo un'immagine dell'action figure che ritrae Rambo con addosso il telo che mette pressappoco a metà film. Sulla costina abbiamo l'M16 e su quest'altra costina l'M60, che abbiamo entrambe come accessorio. Bene, non perdiamo altro tempo e andiamo subito a fare la recensione. Eccoci con il nostro John Rambo fuori dalla scatola. Cominciamo con l'altezza, siamo a 31 cm. Ricordiamo che parliamo di una scala 1.6. Allora, facciamo una piccola panoramica. Allora, cominciamo con il volto. E direi che non è niente male, eh? Bellissimo. Allora, forse quello che lo penalizza un po', visto che lui nel film aveva i capelli abbastanza mossi, qui avendoli in plastica si notano meno, però direi che ci siamo. Bellissima la fascia intorno alla testa, che è praticamente fissa sotto i capelli, però nonostante non si può togliere, hanno comunque fatto il tessuto che viene fuori, quindi davvero bella questa cosa. Poi abbiamo un po' di sangue qui e anche qui un po' di sangue. Molto molto bello. Poi abbiamo il collo, davvero bello l'effetto del collo, non vediamo snodi, quindi non c'è uno snodo a vista, però può muoversi, guardate, praticamente tutto coperto da questa gomma lattice, davvero un bellissimo effetto. Ovviamente la testa può ruotare, può andare giù, andare su, sia con la testa che con il collo, stessa cosa in avanti. Vediamo anche la fascia sotto i capelli, davvero bella. Poi abbiamo il fisico rivestito con la gomma anche qui, quindi al tatto risulterà morbido, molto ben fatto. Anche dietro stessa cosa, apertura delle braccia a cricchetto, come le chiamo io. Abbiamo un butterfly joint nascosto, quindi possiamo muoverlo così e possiamo richiuderlo. Stessa cosa nei gomiti, non abbiamo lo snodo a vista e possiamo piegarlo così. Ovviamente, non avendo lo snodo a vista, perdiamo un po' nell'effetto visivo una volta piegato, perché comunque non è molto bello, ma soprattutto perdiamo anche nel doppio snodo, quindi siamo limitati. Dopo un tot torna indietro, come potete ben vedere, quindi più di questo non possiamo piegarlo. Però purtroppo non si può avere tutto, o abbiamo la bellezza di un braccio senza snodi oppure lo snodo, ecco, snodo, e poi diciamo l'effetto visivo quando è piegato non è il massimo, eh? Infatti direi che molti preferiscono lo snodo piuttosto. Poi abbiamo lo snodo qui nel busto, possiamo andare indietro e avanti in questo modo e possiamo muovere anche il bacino.
Poi apertura delle gambe ovviamente limitata dai pantaloni, più di questo non possiamo aprire. Piegamento del ginocchio buono, molto buono. Poi non abbiamo uno snodo nella punta del piede, però abbiamo uno snodo nella caviglia. La gamba può ruotare in questo modo. Le gambe possono andare avanti fino a qui e indietro. Diciamo che siamo un po' limitati per il pantalone, però gli snodi ci sono. Allora, diamo un'occhiata al vestiario. Abbiamo questa canottiera tutta sporca e malandata, proprio esattamente come nel film. Il pantalone, stessa cosa. Diciamo che qui siamo a già metà film, eh. Abbiamo già le cicatrici. Addirittura qui abbiamo quella che si è cucito da solo. Abbiamo qualche livido qua e là sul corpo. Abbiamo anche un effetto sporco della pelle. Molto ben fatto. E poi abbiamo anche, che adesso qua non vediamo perché c'è la canottiera, però all'interno della canottiera si vedono i segni che lui ha, le cicatrici già fatte nel Vietnam, come potete ben vedere questo graffio qua. Poi abbiamo la fondina del coltello qui dietro nel pantalone, però secondo me, se non ricordo male, la posizione non era questa, ma era più avanti. Però con un po' di manualità e pazienza si può togliere la cintura e spostarla tranquillamente. E questo è il nostro John Rambo. Allora, cominciamo con le mani. Abbiamo due paia di mani per impugnare le armi, altre due paia di mani, una per impugnare il coltello e l'altra aperta per appoggiarci sopra il fucile. Ed infine, ultimo paio di mani, sempre per impugnare le armi. Poi abbiamo un po' di peg di ricambio che non fanno mai male, eh? In caso di emergenza. Poi coltello di Rambo, famosissimo il suo coltello con il laccio. Qui possiamo toglierci il tappino, ma all'interno non c'è niente. Poi abbiamo l'M16, molto bello, eh? Fucili molto semplici, non hanno effetti o cose che possono fare, sono così come li vedete. Direi molto ben fatto anche questo qua. Poi l'M60, abbiamo lo sportellino qui che si apre, che serve per appoggiarci sopra i proiettili che poi vengono fuori da qui. Poi abbiamo la maniglia per poterlo portare, il caricatore, e poi abbiamo i due piedini per poterlo appoggiare a terra in caso volessimo appoggiarlo a terra. E ovviamente abbiamo anche la tracolla, eh? Poi cominciamo con i proiettili. Abbiamo questa striscia bella lunga, questa è quella che poi andremo ad infilare nell'M60. E poi ne abbiamo quattro già chiuse, che sono quelle che poi possiamo inserire all'interno del corpo di Rambo. Poi abbiamo questo bastone che, come nel film, possiamo andare ad inserire dentro il coltello. E poi infine abbiamo il nostro telo con cui Rambo si ripara dal freddo nel film. Ovviamente c'è anche il filo con cui avvolge la vita. Ok, eccoci con le nostre valutazioni finali. Allora, positive sicuramente, mi è piaciuta tantissimo, direi che è fatta benissimo, difetti non ne ho trovati, forse qualche
punto a sfavore sono allora innanzitutto la basetta che non c'è, ma quella ero già preparato in quanto la Tresero non le mette mai. E poi gli snodi non a vista del braccio, ma quello è una cosa un po' soggettiva, nel senso che comunque può piacere e non piacere, non lo considero un difetto. Accessori mi sono piaciuti tantissimo, mi è piaciuto tantissimo anche il painting sia del volto che dei vestiti. Forse la cicatrice sul braccio è un po' troppo finta, si vede, però vabbè, tutto sommato ci sta nel contesto. Le cicatrici vecchie che ha sulla schiena mi sono piaciute, i fucili sono belli. Molto bella anche la scatola. Diciamo che è stato scelto un Rambo da metà film in poi, e questo lo capiamo dagli accessori, perché comunque non abbiamo la giacca iniziale, ma abbiamo già gli accessori che lui mette dopo che è latitante, diciamo così. Abbiamo anche già le cicatrici, quindi è un Rambo già incazzato, ecco, diciamo così. Quindi tutto sommato direi che a me è piaciuta, quindi consiglio l'acquisto assolutamente, un'action figure davvero ottima di questo personaggio. Nulla da invidiare a Hot Toys, che tra l'altro neanche ci ha cagato su questo argomento, quindi direi un grazie a Tresero che ci ha dato questa action figure. Jason, ti è piaciuto? Sì. Coltello Accessorio preferito? perché è verde. Coltello perché è merda, ovviamente, sapevo già che dicevi così. Bene, detto questo, io vi ringrazio come sempre di averci seguito. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciateci un like e un commento se questo video vi è piaciuto e seguiteci anche sui nostri social. Prima di chiudere volevo dirvi che in descrizione trovate tutti i nostri canali dove potete seguirci. E in questi canali troverete anche il gruppo su WhatsApp dove mettiamo tutti i preordini appena usciti, quindi se non volete perdervi niente, entrate in quel gruppo e riceverete ogni giorno tutti i preordini che vengono fuori. Bene, noi come sempre vi diamo l'appuntamento al prossimo video, sempre qui, sempre con me e sempre con... Jason? Grazie mille e ciao a tutti! Ciao!